Con il lancio delle Adistar 1 siamo arrivati a un paradosso che una scarpa dal tallone molto prominente in realtà viene utilizzata soprattutto per coloro i quali corrono e appoggiano di avampiede. Ma per capirlo, come al solito, partiamo dalle specifiche. Stiamo parlando di una scarpa di 317 grammi, 36 mm nel tallone, non sono illegali, 30 mm nell'avampiede, drop 6, una scarpa che nell'avampiede ha uno spazio importante, la presenza di una quantità infinita di gomma, paradossalmente una sensazione di appoggio morbido nell'avampiede, mentre molto più duro nel tallone, una foggia fondamentalmente imponente se la compariamo per esempio alle Adios 6, stiamo parlando completamente di un'altra scarpa, la tomaia è relativamente traspirante anche se sulla parte laterale credo che sia più indicata per la stagione invernale, dal punto di vista dei lacci sono piatti, la linguetta è sicuramente molto paffuta, l'intersuola è in un materiale EVA, la parte posteriore come ho già detto è davvero molto stabile, molto rigida e al tempo stesso, grazie invece alla presenza infinita di gomma pure nell'avampiede, riuscirete davvero a correre molto velocemente grazie allo spazio presente nella parte anteriore. L'azienda bavarese ha introdotto due schiume nuove chiamate Repetitor e Repetitor Plus, il Plus è nella parte posteriore. La scarpa resta parecchio flessibile ma sicuramente molto stabile, la transizione è garantita da questo drop abbastanza basso e dalla stabilità importante nell'appoggio di tallone. Secondo me potrebbe essere usata per tutte le corse lente ma anche per le corse lente svelte nel caso in cui aveste a disposizione soltanto pochissimo tempo per allenarvi. Anche per chi appoggiasse il tallone, la presenza di un tallone smussato vi consentirà di gestire al meglio le forze, ma soprattutto raccomando questa scarpa a tutti coloro i quali volessero, cercassero una stabilità generata fondamentalmente dal modo in cui la scarpa viene disegnata. Dal punto di vista del battistrada è presente una quantità infinita di gomma su tutta la superficie di due colorazioni diverse che probabilmente hanno una durezza relativamente diversa. Secondo me sarà destinata a durare parecchio e credo che questa scarpa sia molto interessante non soltanto per chi corre di avampiede ma anche e soprattutto per i famosi cadence runner, anche perché è disegnata proprio per loro. Ho apprezzato in effetti la stabilità della scarpa stessa che consente a tutti coloro i quali avessero qualche problema di pronazione di riuscire a correre al meglio. La stabilità è eccezionale grazie proprio alla costruzione della scarpa stessa, ovviamente per i veri pronatori consiglio una scarpa A4. Ho sentito qualche giorno fa Andrea che l'ha utilizzata per parecchie settimane, vi lascio la parola, voi nel frattempo stay strong, keep running, come al solito iscrivetevi al canale, sarebbe davvero piacevole ma anche gustoso, io come al solito vado a bermi un coffee, ciao! Andrea, dalla recensione iniziale, dall'unboxing iniziale ho notato che questa scarpa è diventata assolutamente più sporca, come mai? Beh, qua a Milano sta piovendo poco, quindi l'ho usata forse una volta, o lei o la Solar Glide sull'acqua e per il resto sempre su pista bianca ormai polverosa, infatti se vedi ha perso tutto il suo colorito. Andrea, cosa ne pensi di queste Adistar 1? Allora, intanto loro non le ho portate in vacanza, le ho tenute a casa, quindi non ci ho fatto 1000 km sopra come ho fatto con le Solar Glide. Quando l'ho presa abbiamo detto, ah sì dai proviamola, perché è una scarpa, cioè vista così direi bella forse per andare in giro a camminare, forse per quelli che pesano 90 kg va bene. Poi guarda, ti dirò, la prima corsa che ho fatto l'ho fatta a 4.10-4.15 con Vince e andavano. Mi sono reso conto che mi facevano correre molto più di avampiede rispetto alle Solar Glide. Secondo te, Andrea, a chi sono adatte queste scarpe? Fondamentalmente sono scarpe nate per atleti sopra i 90 kg, però ti dico, nel mio piccolo le ho utilizzate, io fai conto che peso 65-66, forse 67, non mi peso più perché sennò mi viene da piangere, e le ho trovate comunque
ottime per le corse lente, ottime se avevo voglia di correre un pochino più forte. Conta che, ripeto, se volevo correre a 4,10, 4, non le sentivo così pesanti al piede, cioè comunque reattive. Sicuramente pecca un attimino perché su un atleta da 60 kg, 320 grammi di scarpa cotte erano, si sentono un pochino. A livello di tomaia e di avampiede, come l'hai vista? E soprattutto stesso numero o mezzo numero in meno? Gli aficionados di Adidas ai tempi le amavano perché erano scarpe strette. Questa è una scarpa comoda, ma uguale alla Solar Glide, sono scarpe, non lo dico più Solar Glide perché faccio un po' di fatica. Tomaia super classica, se guardi, si allaccia bene, come si dice, il dorso del piede sta tranquillo, comodo, diciamo che è una scarpa che ti coccola il piede. Molto classica, non si sono inventati nulla di che, sono andati sul sicuro. Invece a livello di intersuola che è diversa rispetto alle Solar Glide, cosa ne pensi? Vedo che fai fatica anche te, forse gli dobbiamo cambiare il nome. Beh, suole completamente diverse perché, ma la dinamica poi di corsa è praticamente simile, cioè la dinamica poi in corsa. La scarpa all'intersuola risulta molto simile. Camminando, mettendone su una e l'altra, si sente che è comunque più morbida quella della Solar Glide. In generale, però, questa qua l'ho trovata, adesso dirò una bestemmia, quasi più reattiva, forse perché mi dà più corsa di avampiede. In effetti, a che ritmi le suggerisce e fino a che ritmi le utilizzeresti? Sopra la utilizzerei a qualsiasi ritmo, quindi partire dalla camminata, jogging, corsetta, corsa lenta e corsa svelta. Secondo me fino ai 4 e 10, 4 ti seguono, poi vabbè, comincia a diventare un po' ingombrante. E per chi dovesse appoggiare di tallone, come l'hai vista? E soprattutto, secondo te è molto stabile o invece crea cedevolezza nell'avampiede? Beh, conta che il limite di 40 mm in gara, cioè se vai in gara con queste qua ti arrestano, credo, quindi Avevamo detto che però erano regolamentari, non superavano i 40 mm, anche se in effetti sembrerebbe dal punto di vista intuitivo che invece siano più di Quindi 40 mm. confermato che sono meno di 40 mm. Ah sì, perché scende un pochino. Quant'è che era? Non mi ricordo. Vabbè, lo metteremo Bravo, in mettilo. sovraimpressione. Vedono così è 6 centimetri. Comunque no, cioè, è quello che mi è sembrato un po' strano. Conta che poi il tallone è molto più duro rispetto che la zona bianca è molto più morbida, la zona dietro invece è molto più dura. Però conta che è una scarpa che nasce per tallonatori e ti ripeto, la cosa strana è che io comunque essendo un po' avampiedista mi sono trovato da Dio. Avendola utilizzata in pista bianca e in ciclabile, cosa ne pensi del battistrada? Che sensazione ti ha dato? Sulla Continental, continuiamo così. Ti dico oggi e ieri ho notato che comunque un pochino sdrucciolevole sulla pista bianca lo era. Conta che non c'è molto, c'è il carro armato, ma non è, come si dice, molto intagliato che esce, quindi il grip non è eccezionale come poteva essere sulla Solar Glide o altri modelli. Però conta che è una scarpa comunque nata per correre sopra i 4,30 al chilometro, quindi per cui non si scivola. A livello di durata, Andrea, cosa ci puoi dire? Secondo te riusciamo ad arrivare ai mitici 1000 km? Stavo pensando proprio a quello, non ne abbiamo parlato, perché te alla fine tante volte mi fai le domande, ma sai già la risposta, o meglio la pensi uguale a me. Stavo pensando proprio a quelli che portano le scarpe a 1000-1200 km, se non porti questo non porti nient'altro. Davvero è particolare questa intersuola nuova che praticamente non hanno pubblicizzato, che forse avrebbero messo su una scarpa entry level, ma ti dico, forse essendo così tanta, alla fine fa la sua porca figura. Secondo te, Andrea, pregi e difetti di questa scarpa? Su questa cosa sono curioso con gli amici del canale di sapere anche i loro pregi e i loro difetti. Secondo me il pregio, intanto, è una scarpa super classica, quindi diciamo scarpa che vince non si cambia. Super pregio è che è una scarpa molto protettiva e che va bene per atleti relativamente leggeri e pesanti. Lato negativo è che comunque sono 320 grammi. Ora io ti dico, per fare le corse lette me ne frega poco,
Però so che tanti su queste ci fanno la malattia. Adesso nel 2022 scarpe sopra i 300 grammi c'è praticamente questa e poco altro. Va bene Andrea, abbiamo visto che Adidas ha fatto la gara sui 5, 10, 21 chilometri raggiungendo anche dei primati europei e nazionali. L'ultima domanda che ti pongo è perché non hanno lanciato una nuova scarpa? Ma questa domanda me l'hai fatta prima quando stavamo bevendo il caffè e non ci siamo dati la risposta. Io dico che sono stati dei polli perché organizzi il main event, mandi giù Crippa e la Batocletti e poi non gli dai la scarpa nuova. Cioè a livello di marketing immaginati che bomba fare record europeo sui 5K e record italiano sui 5K e poi non c'è la scarpa nuova da flexare così. Va bene, grazie Andrea, stay strong, keep running, iscrivetevi al canale e noi come al solito andiamo a berci un coffee. Ciao, alla prossima.